l'ordinanza con cui è stato decretato lo stato di emergenza per la città di Genova a materie che non vi erano contenute. La prima emergenza conteneva le materie sui primi soccorsi, quindi lo smaltimento, la rimozione delle macerie e ovviamente l'alloggio in hotel e la sistemazione degli sfollati. Oggi abbiamo integrato quell'ordinanza di protezione civile con la viabilità, con i trasporti su ruote e su gomma, con l'alloggio degli sfollati in modo più permanente, ovvero con la consegna delle case. A copertura di queste cifre il governo ha sostanzialmente riconosciuto quello che abbiamo fatto ieri sera con la protezione civile, ovvero i conteggi delle prime spese che ammontano circa a 28 milioni e mezzo di euro, che si aggiungono ai 5 già stanziati precedentemente, che ci consentiranno di coprire l'intera fase, diciamo, dell'emergenza vera e propria. Con questi soldi verranno ristrutturate in parte le case che da lunedì mattina, come promesso, verranno date nel primo lotto di 15 alle famiglie più bisognose, quelle con bambini, gli anziani e disabili. Oggi è il lutto nazionale, abbiamo appena pianto i morti, abbiamo appena lavorato con il governo per far partire i primi cantieri indispensabili alla città. Mi pare che abbiamo già un bel da fare per le prossime ore. Cerchiamo di rispettare tutte le promesse fatte a questa città, a questa regione e anche agli italiani, perché la buona politica vuol dire anche questo: dare le case, aprire i cantieri, far tornare questa città a vivere. Poi, dopodiché, ragioneremo nel medio periodo quale strumento è più efficace per dare a Genova una completezza di tutto questo.